Bentrovati come sempre per il nostro momento dedicato alla medicina. Oggi in studio la dottoressa Teresa Danna, che è odontoiatra, anzi specialista in ortognatodonzia, questo nome che Infatti. quasi non scioglilingue. Grazie dottoressa di essere qua. Io vorrei aprire questo nostro incontro spiegando appunto qual è il ruolo dell'odontoiatra, che spesso viene confusa quello con l'odontotecnico, invece ben altro. E quindi se la dottoressa spiegarci qual è questa sua specificità. Sì, in particolare l'ortodontista è uno specialista dell'odontoiatria che dopo il diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della durata, ai miei tempi insomma di 5 anni, oggigiorno di 6, va ad intraprendere una scuola di specializzazione, una delle 19 scuole di specializzazione esistenti in Italia, con un corso di studi della durata di 3 anni, appunto proprio per andare a curare quelle che sono le disarmonie fra le basi ossee scheletriche, quindi tra il mascellare e la mandibola, ed in ultimo dare un'armonia ai denti e quindi di conseguenza anche al sorriso. Quindi in genere quando parliamo dell'ortodontista si pensa ai bambini, ma invece lei mi spiegava prima quando ci siamo conosciute che può essere, si rivolge sia agli adulti che ai bambini in questo Sì, intervento. noi intraprendiamo delle terapie ortodontiche sia nel piccolo paziente, quindi il paziente che si presenta alla nostra osservazione ancora in dentizione mista, quindi alcuni denti permanenti, alcuni denti della dentatura decidua o anche totalmente in dentizione decidua, ma anche nell'adulto. Ovviamente gli obiettivi terapeutici sono un po' diversi. Nel bambino noi possiamo fare una terapia del tutto scheletrica, quindi andando insomma ad intervenire sulle discrepanze scheletriche tra mascellare e mandibola, nell'adulto possiamo andare a creare dei compensi a queste malocclusioni scheletriche che non sono state curate in età idonea e possiamo andare a creare un sorriso più allineato e più armonico e quindi delle terapie maggiormente a fini estetici più che funzionali. Però ci sono dei casi, diciamo, dei casi limite dove non è soltanto, ci sono delle conseguenze negative non soltanto a livello estetico, addirittura di Sì, certo, la malocclusione. malocclusione ha sempre delle conseguenze negative a livello funzionale, a livello dell'articolazione, a livello della muscolatura della colonna vertebrale. Ci sono comunque delle correlazioni Addirittura fra mal di testa, l'appoggio addirittura. plantare, quindi delle correlazioni tra postura ed occlusione. E quindi è per questo importante correggere le malocclusioni scheletriche nell'età idonea per avere una risoluzione il più possibile totalitaria della malocclusione stessa. In questi casi, per esempio, poi si interviene con i bite, altri tipi di Nel interventi, di caso in consigli. cui ci sia una parafunzione e quindi una sofferenza, ad esempio dell'articolazione temporomandibolare, e non si possa correggere la malocclusione che la causa, allora la cosa più pertinente è andare ad agire con un bite, soprattutto notturno, per cercare di alleviare almeno la sintomatologia che insomma, la malocclusione comporta. Bene, però in genere i maggiori pazienti sono i più numerosi sono i bambini. Ecco, lei parlava di bambini Sì. e quanto è importante intervenire tempestivamente quando si accorge che si è di fronte ad un problema. Sì, è importantissimo l'intervento ortodontico precoce e quindi nell'età dell'infanzia. Questa fase di terapia ortodontica viene definita terapia ortodontica intercettiva. Sarebbe consigliabile sottoporre il proprio bambino a visita di controllo ortodontica tra i 4 e i 6 anni, ovviamente sempre compatibilmente con quella che è la capacità del bambino di Certo. collaborare e la sua propensione anche a farsi visitare. Nel caso in cui si dovesse andare ad indagare un problema di tipo scheletrico, una problematica ortodontica scheletrica e quindi fosse consigliabile intraprendere una terapia, è consigliabile intraprenderla entro gli 8-9 anni di età. Perché nel momento in cui il bambino, come spesso accade, viene portato invece quando ha già completato tutta la permuta e quindi quando è in dentizione permanente, perché la maggior parte delle mamme pensano che il bambino per essere portato dall'ortodontista debba prima cambiare tutti i denti, in questo caso il 90% della crescita craniofacciale è già terminata, mentre prima degli 8-9 anni noi abbiamo che soltanto un 60-70% della crescita craniofacciale è terminata. Quindi se ci fossero delle problematiche scheletriche da risolvere, noi avremmo ancora un 30-40% di crescita craniofacciale sul quale agire. E lei mi diceva, per
Proprio per questo scopo è importante, anche quando sono i denti che devono curare, addirittura le carie di cui molte volte si pensa, va bene, un dentino che dovrà cambiare, non lo curo. Invece la dottoressa ci spiegava perché è importante curare sì, anche è importantissimo quel curare, prima cosa, avere un approccio all'igiene orale, anche per il bambino, insomma, con tutti i denti da latte. Quindi il bambino dovrebbe incominciare ad approcciare allo spazzolino, al dentifricio e all'igiene orale domiciliare quotidiana, già da quando mette i primi dentini, quindi ovviamente intorno all'anno di vita, quando il bambino incomincia ad essere un pochino più autonomo, dovrebbe incominciare ad approcciare all'igiene orale. Ovviamente il bambino dai 2 anni in poi dovrebbe essere quello che lava i dentini tutti i giorni, la mattina e la sera, per evitare che si creino insomma delle lesioni cariose anche a livello dei denti decidui. Se queste si dovessero creare, devono essere prontamente curate, perché la perdita precoce di un dentino da latte è dannosissima per la bocca, per la salute orale, per la salute della bocca, in quanto il dentino da latte mantiene lo spazio per il successivo dente permanente, e quindi una perdita precoce di un dente da latte può causare delle malocclusioni lì dove in realtà non ci fossero. Ho capito. Parlando appunto di fattori negativi, anche dicevamo prima, il ciucciotto o il famoso ditino da ciucciare in bocca creano dei danni. Perché? Certo, la suzione è un riflesso che diviene ad essere fisiologico nel bambino dall'età prenatale, ovviamente fino ai 4 anni. Quindi abbiamo che tra il 78% e il 95% dei bambini hanno l'abitudine a succhiare o il dito, quindi o il pollice o qualche altro dito, oppure il ciucciotto. È ovvio che a 4 anni questa abitudine si dovrebbe interrompere. Però se il bambino continua nell'abitudine di succhiare per lo più il dito, perché a 4 anni per delle questioni, insomma, che il bambino diventa un bambino sociale, ha vergogna di utilizzare il ciuccio, quindi per lo più persiste l'abitudine del dito, se dovesse continuare l'abitudine deve essere prontamente interrotta, perché la suzione può provocare delle malocclusioni, in quanto l'interposizione di un oggetto fra le due arcate dentarie, che possa essere il dito, possa essere il ciuccio, fa permanere una abbianza anteriore a livello delle arcate dento-alveolari, quindi con l'instaurarsi di un morso aperto, e tra l'altro proprio la forza centripeta della suzione dell'oggetto fa instaurare una forte contrazione del mascellare superiore, e quindi si viene a creare una malocclusione secondaria alla suzione stessa, che deve essere intercettata il più precocemente possibile e risolta. Quindi il genitore in questo caso ha un compito difficile, però dovrebbe distrarlo con altri... Dovrebbe cercare di distrarre il bambino, o comunque se non si è ancora perpetrata del tutto l'abitudine, quindi non ha ancora avuto delle cause a livello orale, oppure il prima possibile correggere poi quelle che sono state le conseguenze dell'abitudine viziata. Dottoressa, spesso i bambini che hanno l'adenoidi fanno quella famosa facies adenoidea, quell'espressione un po' scavata, sì. Questi bambini che scrivono male. Questo quest'altro problema della presenza di adenoidi può incidere anche sulla formazione, sul palato ogivale addirittura, o non è in correlazione? Certo, il bambino con facies adenoidea è un bambino che ha un aspetto facciale lungo, è un bambino spesso stanco, presenta delle occhiaie, sta spesso a bocca aperta, tanto che soffre di respirazione orale, ossia il bambino e l'adulto normalmente ha una respirazione mista, quindi in parte dal naso, in parte dalla bocca. Nel paziente adenoideo la respirazione è prevalentemente orale, e quindi di conseguenza abbiamo come sintomatologia la causa di questa respirazione orale può essere una forte contrazione del palato o comunque l'ipertrofia adenotonsillare, come abbiamo detto, e mentre i segni clinici di questa respirazione a livello intraorale possono essere un'ipertrofia e un'iperemia della gengiva, secchezza delle fauci, e questi bambini vanno maggiormente incontro a carie, perché ovviamente la saliva seccandosi sta meno a contatto con i denti, e sappiamo che la saliva contiene un enzima molto importante, che è l'isozima, che è un disinfettante per il cavo orale.
E allora a questo punto arriviamo a quello che a volte è l'intervento più diffuso, le famose macchinette, diciamo l'ortodonzia, perché penso che è uno dei problemi che si presentano più frequentemente. Quindi la macchinetta a questo punto lei ci dirà quanti tipi ce ne sono, nel senso quella mobile, quella fissa, perché poi la scelta delle diversità. Sì, ci sono innumerevoli tipi di apparecchiature ortodontiche, ovviamente. Noi preferiamo nella nostra pratica clinica quotidiana le apparecchiature fisse anche nel bambino in dentizione mista o in dentizione decidua, perché a differenza di un'apparecchiatura di tipo mobile, l'apparecchiatura fissa prescinde dalla collaborazione del bambino. Quindi noi siamo certi che comunque il bambino indossi l'apparecchiatura e che l'apparecchiatura svolga la sua funzione. Non abbiamo come variabile il tempo che il bambino la indossa, la toglie, fa la merendina, insomma, sappiamo che quella sta lì e deve fare per forza il suo lavoro. Ovviamente abbiamo delle apparecchiature per cui l'alternativa fissa non esiste, come per esempio le apparecchiature extraorali, che sono molto importanti nella risoluzione di seconde classi scheletriche o terze classi scheletriche, quindi quando ci sono dei problemi sagittali, dei mascellari. In questo caso è importantissimo motivare il bambino nella collaborazione con l'ortodontista, in quanto le migliori armi che abbia un ortodontista a sua disposizione sono la crescita del bambino, ma anche la sua collaborazione e l'accettazione della terapia ortodontica da parte sia del bambino che della famiglia. Io per esempio forse le do anche una sciocchezza, so di un caso in cui un bambino ha messo l'ortodonzia, poi l'ha tolta e il medico sosteneva che sarebbe andato di nuovo incontro al problema perché aveva un modo di deglutire errato, cioè spingeva la lingua davanti, verso i denti davanti. È vero Sì. questo che potrebbe essere un motivo di un Allora, ulteriore, di un nuovo peggioramento? la deglutizione atipica può essere un motivo di recidiva del trattamento ortodontico quando la causa della deglutizione stessa è una causa centrale, cioè ne possiamo avere due tipi di deglutizione atipica, una deglutizione atipica di tipo primario, cioè quello con causa centrale e che causa tramite la spinta linguale il morso aperto e la contrazione del palato, oppure possiamo avere una deglutizione atipica che è secondaria ad un morso aperto e quindi che, nella quale l'interposizione della lingua all'interno delle arcate serve per creare il sigillo labiale. Ovviamente nel caso della deglutizione di tipo secondario, una volta risolta l'abbianza anteriore, noi non vedremo più l'instaurarsi della deglutizione, ma nel caso in cui questa fosse con una causa primaria, quindi di tipo centrale, ovviamente anche a seguito del ristabilimento di una normoocclusione, si potrebbe perpetrare l'abitudine della deglutizione atipica e quindi di conseguenza riaprire il morso. Bene, noi siamo quasi in chiusura, quindi io vorrei con lei dare qualche consiglio a queste mamme, cioè a chi segue i bambini, o anche alle persone adulte, dice, cosa, dei consigli, ecco, per prevenire certi problemi, ma soprattutto anche per avere dei comportamenti corretti dopo. Certo, è importantissimo che le mamme sappiano che il bambino deve essere comunque monitorato, quindi anche se al loro occhio non appare che il bambino abbia qualche problema ortodontico, è sempre bene nel range di età fra i 4 e i 6 anni portarlo a visita dallo specialista e assicurarsi che comunque la persona a cui si sta affidando il bambino sia uno specialista in ortognatodonzia. E poi soprattutto si dovrebbe cercare di instaurare un dialogo proficuo con i pediatri di famiglia, perché ovviamente queste sono le persone Certo, che più indicate più per fare indicate, questo, a ecco. cui i genitori, la famiglia dà comunque più fiducia. Certo, poi conoscere, come una volta il medico di famiglia aveva questo ruolo molto importante, diventava quasi appunto una persona di Sì, una famiglia persona di che famiglia. seguiva la crescita dei bambini, l'invecchiamento del nonno ed era molto importante. Io penso che è importante appunto anche educare i bambini, perché il dentista, diciamoci la verità, è una figura che fa paura ancora a tutti, perché il vecchio modo di essere dentista, diciamo la verità, il famoso trapano, adesso è tutto diverso, era il terrore di tutti noi. Quindi per il bambino anche, poi un bambino che si avvicina
avvicina la dottoressa Danna, che sembra così la fata delle favole, penso che lui si fidi e apra la bocca con molta tranquillità. Io scherzo, ma penso che sia la verità. Per un bambino, veramente, avere una figura dolce, una mamma giovane, si avvicina. Quindi anche le mamme, educate i vostri figli ad avere, ecco, come si porta per esempio dall'ortopedico, non appena ci si accorge che magari c'è un problema di postura sbagliato, un piedino così puntato male. È importantissima la diagnosi. E in questo la funzione importante dovrebbe essere quella del medico di base, perché non tutte le mamme hanno questa propensione, questa attenzione a tutto. Dottoressa, io la ringrazio di essere stata qua, magari ci possiamo anche rincontrare per approfondire questa tematica che riguarda per lo più i bambini, ma per quanto riguarda gli adulti, spesso voi che siete medici, come lei diceva, dei medici specialisti, devono affrontare anche delle problematiche che spesso comportano degli interventi chirurgici molto pesanti. Una terapia ortodontica di preparazione alla chirurgia ortognatica, post-chirurgica, insomma. Si va in un campo un po' più vasto e anche più complesso, molto spesso per la risoluzione del problema scheletrico dell'adulto. Bene, io la ringrazio per essere stata qua, ringrazio voi per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci qui dal complesso turistico Averno Damiani.